tu non sai cosa ti potrà capitare fra 5 minuti. Il mondo adesso è guidato da due cose: una è la velocità con cui succedono le cose, e l'altra è l'incertezza, non sai cosa succede. Questa combinazione crea il caos, e noi italiani nel gestire il caos siamo i migliori del mondo. Una società di ingegneria come la vostra, come vede il futuro? Il primo discorso è che è certo che non sarà come prima. Partiamo da questo presupposto qua. Non è che noi abbiamo una casa che abbiamo chiuso finestre e porte per la pandemia, adesso quando ci diranno di riaprire, riapriamo, facciamo prendere aria e si riparte come prima. Non è così. Noi abbiamo una casa che ce l'hanno distrutta e noi partiremo a ricostruire la casa nuova. E magari faremo delle porte diverse, faremo delle finestre diverse, ma è certo che non sarà la casa di prima. E noi abbiamo la grande possibilità di imparare su quello che non ci piaceva della casa e ricostruirla imparando dagli errori. Ricostruendo puoi correggere sugli errori che avevi fatto nel passato e non devi piangerti addosso. Quello secondo me è il rischio più grosso. Devi partire subito. Devi partire subito con la logica però di ricostruire un qualcosa di diverso. Qui il qualcosa di diverso, secondo te, è legato all'ambiente? No, non solo, non solo. È legato anche a ridisegnare il tuo modello di business. Come hai detto giustamente, noi siamo una società di ingegneria che si è scoperta in questi giorni molto utile, per esempio, sul biomedicale. Perché abbiamo per esempio tutti gli strumenti tipo la CFD, la Computational Fluid Dynamics, che ci ha aiutato a disegnare sulla maschera che è già esistente dei flussi di ossigeno che aiutino la respirazione. È chiaro che è uno studio molto profondo e professionale che solo se hai certi tipi di strumento puoi fare. Oppure il discorso di fare i calcoli dei carichi per esempio sulle anche o sulle ginocchia quando fai le anche in 3D. Ecco, queste cose qui e fare una medicina personalizzata. Ecco, questo discorso di ingegneria applicata a un mondo che è molto diverso da quello che abbiamo fatto fino adesso. Però alla base mi viene, ma fammela dire in questo modo, noi abbiamo tanti pezzi di un puzzle, che questi pezzi sono le competenze che abbiamo, forse dobbiamo costruire una fotografia diversa rispetto al puzzle che avevamo prima, ma usiamo sempre gli stessi pezzi. Come utilizzare le stesse competenze in un mondo diverso? Poi magari mi servirà ancora in questo, però avrò un modello di business che non sarà più solo incentrato sul mondo dell'auto, o perlomeno potremo sul mondo dell'auto fare cose diverse rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Perché alla fine abbiamo sempre un'auto a quattro ruote e cerchiamo di ottimizzarla, renderla più veloce, più bella, però è sempre un'auto a quattro ruote. Nessuno si è mai messo in testa di dire: ma posso trasportare le persone in maniera diversa? Ecco, e qui mi riallaccio un attimino a un tema importantissimo, che è una curiosità. Il motorsport uscirà ridisegnato da questa esperienza? Sicuramente uscirà ridisegnato, perché ha scoperto improvvisamente le sue debolezze. Perché in effetti il motorsport è un mondo superfluo, come superfluo è la moda, come superfluo è la supercar. Cioè, nel momento in cui tu arrivi alla sostanza del vivere, la necessità, e scopri che le cose che facevi non sono necessarie, sono utili, ma non sono necessarie. E questo ragionamento ti porta a dire che cosa? Che dici, beh, quindi quando si riparterà non ci sarà più il motorsport, non ci sarà più il lusso, non ci sarà più la moda. Non dico questo, anzi, secondo me ciascuno di noi in questa quarantena forzata ha cominciato a ripensare a quello che fa e ha cominciato anche a pensare a che cosa porta valore a se stesso. Cioè dici, ma io cosa vivo a fare? È vero. È assolutamente vero. E anche il fatto questo ti porterà a una solidarietà diversa, secondo me, ma ti porterà anche a prenderti più cura di te stesso, cioè di vivere la vita più intensamente. E allora qui il motorsport ritorna fuori l'auto che ti dà la soddisfazione, perché saranno elementi che tu cerchi molto più genuini rispetto a prima. Prima lo facevi più perché lo facevano anche altri. Adesso lo fai molto di più perché tu stesso ne hai un piacere, quindi saremo meno trascinati da quello che fanno gli altri solo perché è una moda,
ma saremo molto più trascinati da quello che io voglio fare perché mi dà un piacere. È veramente così, sei come sempre, sei un grande iperscrutatore del nostro io, perché in effetti anche io ho avuto questa percezione, non analizzata in questi termini, ma l'ho avuta. Perché vedo che lì di dietro c'è la mia ora, no? Assolutamente, assolutamente. Perché la macchina lì ti rimane dentro anche dopo. Sì. Ma quello che volevo chiederti è questo: prima accennavi a nessuno ha mai pensato a come trasportare le persone. Questo cosa significa? Questo momento, secondo me, esaspererà ancora di più un concetto che ti avevo già raccontato, di queste due linee che stanno divergendo. Esattamente. Che è la mobilità, e quindi come faccio a trasportare le persone, verso il piacere. Il fatto che io ho una soddisfazione nel guidare un'auto che è bella, oppure che è performante, oppure che dà una soddisfazione a me come persona, quindi rappresenta me stesso. Ecco, queste due diversità, dopo questo periodo qui, saranno ancora più vere. Perché noi cercheremo di essere il più efficiente possibile per muoverci, e cercheremo di muoverci magari usando questi strumenti. Io e te adesso ci stiamo incontrando, ma non ci siamo mossi. E allora a sto punto tutti noi ci stiamo domandando: ma perché noi andavamo a lavorare tutti a quell'ora in quel posto, perdendo delle ore in una tangenziale tutti insieme, che poi non era neanche utile, perché adesso lo posso fare da casa rimanendo lì. E quindi questa cosa qui ti fa pensare, dici: ma perché lo devo fare? Pensa quante ore noi sprechiamo della nostra vita per stare tutti insieme nello stesso posto, che è una tangenziale, per andare in un posto che non gliene frega niente nessuno che io ci sia. Comincerai a dividere quando è necessario trovarsi e quando non è necessario. A questo punto uso la tecnologia, ma è la stessa cosa quando andremo sul piacere molto più profondo. Quindi sparirà ancora di più la fuffa. Certo. Sparirà ancora di più chi non ha un contenuto da dare. E allora tu ti devi concentrare, se vuoi stare su questo mondo, su dei valori, su delle competenze, perché tutti noi abbiamo capito adesso che la competenza ti può salvare. In questi giorni ho guardato ancora il film Le Mans, no? Sì, anche io l'ho visto. Quella cosa lì, che anche se è romanzata, eccetera, perché ci sono anche alcuni errori storici, no? Ferrari non è mai andata a vedere la gara. Avevamo scritto, infatti, anche noi. Però vabbè, ci sta, dell'economia del romanzo e della sceneggiatura ci sta. Certo, però ti dà l'idea del... Questa gente qui non lo faceva per i soldi, No. E loro hanno vinto proprio perché sono andati contro il sistema dei soldi. Sono andati contro il sistema dell'immagine. E guarda che è un insegnamento profondissimo quella cosa lì. Noi siamo andati troppo oltre sull'immagine, sull'apparire, usando i social solo per apparire, usando i social. Adesso che stiamo abusando dei social perché c'è solo quello, ti accorgi magicamente che vai a vedere le cose vere, che stai scremando tutta la fuffa. Non ti interessa più niente andare a vedere quello perché ha fatto quella roba lì, quell'altro. Io ho pubblicato un video adesso su LinkedIn, per dire, no? Che ha fatto decine di migliaia di visualizzazioni, sono arrivato a 180.000 visualizzazioni, che è la storia di un tizio che si chiama Amadeo Giannini, bellissima, che è la storia di un emigrato italiano negli Stati Uniti. E questo qui ha creato una piccola banchetta che si chiamava Bank of Italy, che aveva $8.000 di depositi degli emigranti, e poi cosa è successo? È venuto il terremoto di San Francisco, e lui durante il terremoto, appena finito il terremoto, 3 giorni dopo aveva messo un banchetto perché la banca era crollata, e lui aveva solo 3 lingotti d'oro, che era il deposito della banca, e si è messo lì con un cartello con scritto: qui si presta come prima e più di prima, perché la gente doveva ricostruire, quindi il denaro è uno strumento per ricostruire. E questo qui, poi c'è stato il terremoto, dopo il terremoto c'è stata la crisi del 29. E lui a sto punto, nella crisi del 29, ha finanziato una serie di imprese da pazzi,
tipo ha finanziato un signore che voleva fare un cartone animato che costava 5 milioni di dollari all'ora, e quel signore si chiamava Walt Disney. È stato il primo finanziatore di Walt Disney. Ha finanziato un signore che voleva fare un film di un bambino nella Grande Depressione, però comico, e quel signore si chiamava Charlie Chaplin. Ha finanziato due ingegneri pazzi che volevano costruire un ponte senza neanche un mattone, che è il Golden Bridge a San Francisco. E lui cosa faceva? Aveva finanziato gli emigranti italiani, i muratori, i falegnami, tutta questa gente qua. Poi quando sono arrivati i due ingegneri che volevano fare il Golden Bridge, ha detto: io vi finanzio, però voi fate lavorare quella gente qua di San Francisco, che erano quelli a cui lui aveva prestato i soldi. E ha creato l'economia circolare. Certo. E questo signore, dopo, la Bank of Italy era diventata troppo piccola, ha detto, il nome è un po' piccolo, e ha creato la Bank of America, la banca più grande del mondo. E questa storia qui, nessuno la sa, ma questo qui ha dimostrato che l'italianità, la capacità di innovare, di andare controcorrente, viene fuori nel momento dei disastri. Da cittadino sto analizzando un attimino, insomma, l'abbassamento del traffico, l'abbassamento quindi anche dell'inquinamento, e sto cercando di capire anche di che cosa si sostanzia alla fine l'inquinamento di una città, perché è ovvio che è imputabile alle automobili, ma non del tutto, anche perché noi abbiamo un parco circolante molto vecchio, insomma, è tutto questo. E io ho un grande sogno in fondo, no? Che questa esperienza ci possa, io come tanti, che questa esperienza ci possa anche insegnare ad addomesticare il traffico, a ridisegnare magari delle città in futuro, ovvio, non adesso, ma cucite intorno veramente all'esigenza reale, magari di un nuovo traffico, come dicevi tu, non è detto che dovremmo andare sempre al lavoro, non sono dette più tante cose, e quindi fatto anche di altri mezzi che non siano necessariamente l'automobile, insomma, che qualità stai dando a questo abbassamento del traffico e che qualità avete immaginato intorno ai dati anche relativi all'abbassamento delle emissioni inquinanti? Come hai detto giustamente, poi si scopre che si è abbassato l'inquinamento, ma non così tanto, perché alla fine l'auto non è la maggior parte dell'inquinamento, no? Stiamo parlando del 15-20%. Sicuramente se uno va a analizzare i dati, al di là di tutte le cose un po' populiste che sono venute fuori, come hai detto giustamente, è migliorando il parco circolante che tu migliori le emissioni, perché su 30 e passa milioni di auto circolanti ne abbiamo più della metà che sono Euro 3 o Euro 4, quindi solo migliorando quella cosa lì tu riusciresti a ridurre drasticamente, molto più che mettere delle auto elettriche che per forza di cose non potranno prendere il posto dalla sera alla mattina, per ragioni di costo da una parte e per volumi prodotti dall'altra, no? Quindi se noi vogliamo risolvere il problema dell'inquinamento devi partire dal discorso di qual è il modo più facile per farlo, è più veloce. Il modo più facile e più veloce è rimpiazzare il parco circolante vecchio. La seconda cosa, come hai detto giustamente, è come ridisegno l'espansione delle nuove città. E lì a Milano c'è, secondo me, Piazza Gaia Aulenti, che è un bel esempio. Cioè, cosa hai fatto? Hai fatto la città su due piani. Uno è quello delle relazioni tra persone, non ci sono auto, e il piano sotto c'è il muoversi e il trasporto delle persone. Quindi tu scendi di un piano, ti muovi o con l'auto tua, o con l'Uber, o col taxi, o col treno, perché ce l'hai esattamente sotto, e vai dove devi andare e poi ritorni su. Ecco, questa cosa qui io l'ho vista 20 anni fa a Napoli. A Napoli c'è il quartiere dove c'è l'N del Palazzo di Giustizia, che è fatto esattamente su due piani. Ti sei fatto, vi siete fatti qualche pensiero sulla micromobilità? Tu, voi avete fatto mai qualche riflessione? Ti faccio più domande su dei dati e quindi dici, ma ascolta, io peso 80 kg e ne uso 1600 per portarmi in giro.
Occupo mediamente 30 centimetri quadrati di suolo come persona e uso 15 metri quadrati di auto per portarmi in giro. Dice, dal punto di vista efficienza è un disastro. E poi dici, sì, però i 15 metri quadrati mi servono per essere più comodo. Ma cosa ti serve essere più comodo se fai un chilometro, se fai 3 chilometri? E quindi a sto punto qui riconsideri il concetto di micromobilità. Secondo me il discorso dei monopattini è stata un'apertura di occhi incredibile. Ma se tu cominci a guardare i dati, quanta gente va a piedi, quanta gente potrebbe andare in bicicletta con della micromobilità e quanta gente va in auto veramente, e ridisegni la città sui dati o su come vorresti che fossero i dati, a sto punto magicamente li sposti verso un modello a cui non hai neanche pensato. Andrea, intanto grazie di essere intervenuto, di partecipare a questa conversazione. Ogni volta che ho avuto a che fare con te, con voi, con la Dallara, abbiamo fatto delle cose straordinarie. Abbiamo fatto anche una cavalcade sud-nord Italia in anteprima con la Dallara stradale. Mille chilometri. In giornata, che non è stato male. Siamo scesi perfettamente, sforbiciando con le gambe. La macchina era comoda veramente. Dacci qualche suggestione. Cosa succede alla stradale? Cosa succederà? La stradale adesso stiamo lavorando in maniera molto forte, in particolare adesso che siamo fermi, sul fatto di fare una versione più da pista, racing. Quindi partendo sempre dalla nostra Dallara stradale, renderla più pistaiola e più performante, chiaramente potrà andare solo in pista, ma la cosa che sto cercando di fare è di rendere la macchina che possa andare avanti e indietro. Cioè, io parto dalla mia stradale omologata, la posso portare da pista, ma poi okay, da pista la posso riportare a stradale. Ma è un track pack per gentleman driver da track day, per intenderci? Sì, che avrà diversi livelli di profondità, sì, e in modo che tu hai una trasformazione che puoi farla molto semplicemente. Adesso faccio degli esempi molto semplici. Il fatto che tu possa cambiare un po' l'aerodinamica e passare da 820 kg di carico aerodinamico, siamo arrivati a più di una tonnellata, solo spostando di 100 mm l'ala dietro. Cioè arretrandola di 10 mm. Arretrandola. Però chiaramente la macchina non è più omologata da strada, ma questo qui vuol dire cambiare solo i due pali che sostengono. Quindi quando vado in pista cambio questi due pali e la rendo da pista. Oppure cambio l'altezza da terra, abbasso di altri 30 mm l'altezza di macchina. Chiaramente non posso andare per strada perché quando prendo una buca mischiando, però se vado in pista 30 mm in meno sulla pista, dal punto di vista carico aerodinamico, vuol dire tanta roba. Ecco, questi qui sono cambiamenti che costano veramente pochissimo, però ti danno una performance diversa quando sei in pista. Andrea, io quell'auto lì comincio a poter dire di conoscerla bene, ma certo, queste due, soltanto queste due modifiche a naso sono 2 secondi al giro su una pista come Mugello, forse anche di più. No, un come Mugello no, forse su una pista un po' più, forse come guidata, più in appoggio. Anche il Mugello, Anche a Mugello, forse più di 2 secondi. Sì. Poi cominci a metterci le gomme slick. Va bene, siamo molto curiosi di provarla, insomma, speriamo di vederci. Tra l'altro ti rivelo un piccolo segreto, sì, che se ne sono già accorti quelli che stanno guidando la nostra macchina e-sport. Ho già messo alcune di queste modifiche nella macchina e-sport per vedere come le usano le persone, quindi lo uso come test. Infatti sono già arrivati a tempi incredibili, 1,52. Ah, ecco perché facciamo 1,52, allora, non perché usavano. Fai dei test sulla macchina, sul modello matematico vero della macchina, sì, e la fai provare una pletora di centinaia e migliaia di persone, e così ho i miei clienti che provano in virtuale quello che poi io farò in realtà.